Cari amici di Scuola in Botte, siamo qui a Ring con Gianluca, uno dei due proprietari. Manca Romina, ma salutiamo Romina. Il pezzo forte, il capo. Vi volevamo dire che il giorno 30 giugno, che è un sabato, offriremo a tutti coloro che si presenteranno qui alla mia presenza il 40% di sconto su tutto il negozio. Dei sconti veramente forti. Dai! 17 kg. Dai! Quando ci sarò io, venite qui nel pomeriggio, sconto il 40% a tutti, solo agli amici di Scuola in Botte. Gli altri s'attaccano. Io mi alleno io. Già 5 kg in meno. Scuola di Botte. Siamo di Scuola di Botte. Anche oggi parliamo di qualcosa di tecnico inerente agli sport a combattimento. De che vi parlo? Visto che mi state a rompere le palle, va bene sto guantone per me, quanto pesa, quanto è grosso, come è fatto, facciamo una piccola panoramica sui guantoni per tutti gli sport a combattimento. Molte volte voi mi chiedete: guarda, devo comprare un guantone, ho visto guanti da 8, da 10, da 6, da 12, coi lacci, senza, col velcro, in pelle, similpelle, vinile, eccetera. Allora, ho già fatto un video dove facevo una panoramica, oggi diamo un attimo una spiegazione su queste caratteristiche. Ma io peso 60, su alto 1,30, quanto dovrei renderlo grande il guantone? Allora ragazzi, le once non è la grandezza del guantone, ma il peso del guantone. E voi direte: vabbè, ma allora come faccio a sapere la misura del guantone? Vanno bene tutti, salvo per i bambini, perché le mani entrano facilmente all'interno del guantone. Perciò qual è la grossa distinzione? Tanto questo peso come è distribuito. Vi faccio un esempio. Intanto, quando andate a scegliere il guantone, dovete sceglierlo o col velcro o coi lacci. Che differenza c'è? Partiamo da una cosa. Allora, quei lacci sono più resistenti, più belli, tutelano di più ovviamente il polso, ma hanno un grosso svantaggio: da soli difficilmente riuscirete a chiuderveli, perché come fate a allacciarveli da soli con una mano sola? O siete dei super campioni, perciò vi serve sempre qualcuno che vi permetta di infilarli e allacciarli. Infilarli è possibile, lo infilati da soli, ma se adesso li devo stringere e allacciare per non farmeli ciondolare, diventa molto complicato, perciò dovrete trovare sempre qualcuno. Se siete degli sfigati che vi allenate da soli e invece fila nessuno, sarà difficile trovare qualcuno che ve li allaccia. Sempre che voi siate capaci ad allacciarli, che non siete poi neanche allacciarvi le scarpe. In alternativa ovviamente a questi, so col velcro. Adesso questo è un bel guanto, anche se col velcro, lo chiudo e so già pronto. Guanti con lacci o guanti col velcro? Nella maggior parte dei casi voi vi dovrete prendere quelli col velcro. Quelli con i lacci sono più orientati a chi ci lavora spesso nel pugilato e chi ha qualcuno che lo segue. Altra domanda: a Cicalo devo fare sacco? Me devo comprare un paio di guanti da sacco o me devo comprare un paio di guanti normali? Allora, io ho anche i guanti da sacco. Qual è la differenza col guanto da sacco? Spesso trovate il pollice fuori o comunque non imbottito, perciò avete il pollice a rischio. Non è un grande rischio, perché in teoria voi col sacco non vi dovreste far male al pollice. È più facile che vi facciate male al pollice facendo magari con un compagno. Questi sono solo per il sacco, non ci potete fare sparring, non ci potete fare altro. Se vi potete permettere la spesa di un buon paio di guanti a sacco, fatelo, io ce li ho. Ma io preferisco comunque utilizzare i guanti normali, anche belli pesanti, per fare sacco, per una tutela maggiore della mano. Ci sono i guanti a sacco, sono leggeri, vi permettono di fare un lavoro veloce, specifici solo per il sacco, o per andare a fare i coatti in giro, o se fate a palle di neve. Questi sono simile a quelli da per far palle di neve. Mi direte: vabbè Cicalo, ho scelto, mi piace un 12, un 14. A questo punto mi direte: ma quale marca devo scegliere? Premesso il budget, dovete sempre partire dal budget. Quanto volete spendere e quanto volete investire per la vostra mano? Volete investire tanto? Non vedate budget, partite su un guanto in pelle tipo Clayton Reyes. Ci sono anche Grant, ci sono Everlast di ottima qualità. Ma se non potete permettervi questi guanti, scendete un po' a un compromesso. Ci sono tanti altri guanti, tante altre marche, come possono essere Adidas, come può essere Green Hill. Chiedete prima le specifiche: di che materiale è fatto, con che cosa è imbottito, quanto pesa, dov'è l'imbottitura, perché c'è un'altra variabile. Per esempio, il Credo Reyes è il classico guanto a picchiatore. Hanno 10 once di peso questi, ma hanno le nocche praticamente scoperte. E voi direte: ammazza, le nocche scoperte, dove sta tutto il peso? Sta tutto sul polso, perché so i classici guanti che gli fate sentire la nocca in faccia all'avversario. Non è il caso vostro, voi manco ci riuscite a dare cazzotti, figurati se vedete comprare. Io
quelle poche volte che l'ho usato, taglio qua, taglio là, colpo su, un colpo giù, si sentono. E vale la pena perché poi sono resistenti. Ci sono anche guanti che hanno, per esempio, inserti in gel nelle zone dei polsi, nelle zone all'interno della mano, perché sono adatti per sport diversi. Alcuni sono adatti, per esempio, anche per parare i colpi, i calci. Se, per esempio, vi capita un guanto dove si utilizza nella kickboxing, nella muay thai, potreste avere degli inserti. Everlast fa dei guanti ibridi con degli inserti in gel che vi permettono ovviamente di tutelare la mano durante eventuali parate. Allora, se vi devo fare la mia top 3 di marche di guantoni dove non guardiamo il prezzo ma guardiamo la qualità, vi devo dire Gledo Reyes, Grant e ovviamente Everlast. Questi sono i miei top 3. Poi ovviamente bisogna sempre ragionare su se scendo che cosa mi inizio a prendere. Io un altro guanto che consiglio tantissimo è Top 10. Mi piacciono proprio come sono fatti, sono grezzi, spartani, senza colori, senza troppe cose, ma efficaci. Un altro guanto che mi piace molto è Adidas, ma mi trovo bene per esempio anche con Green Hill. Green Hill sono dei guanti che tra l'altro non costano tantissimo. Questo è un bel guanto in pelle, parte interna in crine di cavallo, sono fatti molto molto bene perché comunque calzano bene. Ovvio che non sono il top del top, ma nel loro prezzo avete praticamente un guanto in pelle, delle buone rifiniture, l'anti-shock, comunque sulla mano li sentite. E una cosa veramente importante, quando il guanto è fatto bene, che vi calza bene, è come investito su misura. Più è fatto bene e più calzerà bene. Voi c'avete presente quegli sfigati che se vogliono mettere per forza giacca e cravatta vanno a Lupin e si comprano il vestito a 49,90€, oppure trovano offerta tre vestiti 30€. Si mettono, sembrano dei manichini, ma brutti, con le stampelle dentro la schiena, vanno in giro, fanno una piega ogni passo che fanno, fanno floc floc. Quella è la stessa cosa, avete comprato in guanto de merda, di quelli che comprate a sti grandi magazzini che costano 12€, so da buttare due giorni dopo. Uno, perché puzzano; due, perché ti sei sfornata la mano; tre, perché cazzotta uno sembra che fa ciac ciac. Non lesinate sulla protezione della vostra mano, ce n'avete solo due, e buona ce n'avete forse una, allora non ve la state a sfondare la mano, vi serve, vi servirà sempre. Perciò scegliete bene il guanto, investite bene e tenetelo bene il guanto. Non fate i zozzi che tornate a casa col guanto puzzolento, lasciate in borsa e puzza ancora di più, che a confronto le scarpe vostre dopo una gita nel Zara fanno ride. Ragazzi, il guanto è fondamentale attrezzo del mestiere nel pugilato, bendaggi sempre sotto, sia perché vi tutelano ulteriormente la mano, sia perché tutelano pure il guantone, assorbono un po' di sudore, così lasciate meno sudore. Voi sudate come dei dinosauri al sole, figuratevi che potete farci dentro a quel guanto che è chiuso. I guanti non vanno lavati, non ci buttate il borotalco dentro, lasciateli aperti, fateli respirare, perché so come delle persone. Cari amici di Scuola e Botte, gli adesivi sono terminati, purtroppo mi spiace, eravate veramente tanti a chiederli, al momento non li posso mandare più a nessuno, verranno rifatti, devo raccogliere dei fondi. Se intanto volete comprare la maglietta, la felpa, quello che volete, quelli andranno a fare il fondo per gli adesivi, perciò quella piccola percentuale di guadagno che mi riconosce l'azienda Tezilli verrà reinvestita per gli adesivi, come ho sempre fatto, perché poi ve li ho sempre spediti gratis, a nessuno ho chiesto mettete i soldi a spedizione o altro, e perciò bisogna avere un po' di pazienza. Ti aggiudica dai numeri, siete veramente tanti, perché ormai siamo a 36.000 iscritti, poi adesso cresceremo ancora in più, e da questo punto di vista, ragazzi, è uno scotto da pagare, ma lo pago ben volentieri, perché se l'adesivo vi aiuta ad allenarvi e vi identifica come persone che hanno seguito Scuola e Botte, perciò temibili, forti, picchiatori, non dei ciccioni secchi sfigati e palestrati, allora ragazzi va benissimo così. Ciao!